Adesso dovrei sentirmi meglio, se no abbasso il volume del gioco e dovrei sentirmi meglio, perfetto. Consolidate da Mercedes, c'è ancora lotta, la battaglia per la seconda posizione tra Ciumi e Rocchini. Abbassa un po' il volume del gioco, perfetto. Ok, così dovresti sentirmi bene. Spero, perché non ho toccato niente dall'ultima live, a parte il computer che ho resettato, ma dovrebbe essere tutto uguale. Ok, perfetto, andiamo in pista già con Rogamito che si lancia. Sta a basso carico. Anche se nella realtà qui i pilota portano situazioni da attivare, questa è su la 2000 metri sotto il livello del mare, quindi l'aria è molto più popolare, ma però non credo che formano un simbolo questa particolarità di contatto. Andiamo da Rocchini, che non si può subire. Gasti 14-3, buoni tempi, sono sul 13 e mezzo, 13 alto, dovrebbero essere buoni tempi. Vai Super Tony, tifo in chat. Tanto Kimi con le mie. Taglia su. Uno di Jackie. Qua i tagli sono davvero molto cattivi. Si rischia anche. Ok, invitiamo anche Hunter Demon. Ormai sono diventato bravissimo a mandare l'invio. Ok, seguiamo. Andiamo su Rockshun con le medie. Qui il degrado gomma è davvero elevato, quindi diverse strategie possono premiare. La strategia consigliata è soft, media soft, ma non escluderei media hard, media soft, media o questa preparazione si può davvero sbizzarrirsi questa strategia. Già la seconda c'è Jackie, si ritira Jackie, si è ritirato Jackie della sessione. Si dice 0. Andiamo a vedere c'è che stava di lì. E la sbattuta. Purtroppo. Finisce la sua qualifica. Non ha messo segno neanche un tempo, quindi probabilmente partirà ultimo. Gara ci aspetteranno 36 giri, pista molto corta con la particolarità che si passa da un vecchio stadio di tempo. Adibito a tribuna, tanto sono un super tonico,
sente meglio adesso. Così? Mi sentite meglio? Spero di sì, dovrei aver toccato l'impostazione giusta. Intanto vediamo. 14-6 per Rogue Hamilton, che si prende la pole position provvisoria. 14-9 Gasti. Ora ti sembra un peggio. Bene, bene. Ok, benissimo. Primo settore fucsia per Gasti. Arriva nel tratto più veloce. Lo Snake. Non ha fatto in pieno l'ultima le ultime due curve dello Snake, ma si possono fare in pieno. È salito molto sul cordolo, aggressivo sui cordoli Gasti. Conclude in giro in 1.14.6. Si migliora, ma per pochissimo non riesce a prendere la pole position. Intanto anche Kimi non si sta migliorando adesso, infatti rientrerà ai box. Ma ha fatto un bellissimo giro in 14-9. Rockshumi si dice 0, ma si sta lanciando adesso. Infatti toglie già 4 decimi, quasi 4 decimi nel primo settore. Meglio lo Snake di Rockshumi a livello visivo, mi è sembrato meglio. Quattordici otto, due decimi da Gasti, ma due decimi anche dalla pole position. Bel giro per Rockshumi, siamo a metà qualifica adesso. Poi vediamo nel retrovie che Edo Murro con i box. Abbiamo un Super Tony che si lancia adesso. Seguiamolo. Vediamo la velocità di punta. Dovrebbe essere sui 3.30, esatto, 3.35 se... buono, 3.34 buono. Molto lontano dai cordoli.
Per paura magari di un taglio, che qua sono severissimi. Qua lo prende e taglia. Ha preso un po' troppo. Ha preso un po' troppo il Torokshume, però Interdemon si migliora, 14.4, 127. Si migliora di tempo ma non di posizione. Intanto abbiamo solo loro due ai box. Ah, è in pista, volevo dire. Supertoni non credo abbia benzina per rilanciarsi. Da come ha preso la... No, ok, esatto. Sembrava che era indirizzato verso un giro veloce, ma in realtà no. Hunter Demon? Ah no. 2 secondi, quindi niente. E anche 0 di Hertz, quindi diciamo che non ha l'intenzione proprio di spingere. Forse sta recuperando per rilanciarsi, ma dubito che su questa gomma puoi fare più di un giro. La gomma rossa in gara dopo il sesto, settimo giro inizia davvero a crollare. Esatto, V-Box anche lui. Momento di stallo. Edumur è entrato in pista. Andiamo con lui. Edumur, ricordiamolo, vincitore dell'ultima gara a Austin. Davvero grande prestazione. Insieme al suo compagno Gasti, bella prestazione, ma non è riuscito a fare doppietta. Lui è arrivato terzo. Seconda posizione aiutato da Rogue Hamilton, Rokshumi, con un bel gioco di squadra. Bello non per Gasti, ma bello perché è riuscito a conquistare la seconda posizione, Rokshumi. Taglia. Ha tagliato proprio di... è uscito largo di 10 cm e il suo giro annullato. Non capisco come mai è uscito in pista così tardi ad Edumurru. Credevo magari mettesse le soft, ma in realtà no. Quindi boh. Di solito qua in queste piste corte si riescono a fare anche addirittura 4 tentativi per avere la massima massimo feeling con la macchina. Andiamo con Super Tony, che ha dovuto portare il suo giro prima per un taglio. Va bene, la zona dello stadio. Ho sbagliato tasto, ecco, esatto. Andiamo con lui. Velocità di punta 3.34. Non mi ricordo chi è che l'avevo controllata la velocità di punta, ma quindi sono scarichi uguali. Credo a Hunter Demon l'avevo controllata, probabile. Taglia molto su quel cordolo lì. Super Tony. Vediamo qua nello Snake. Ah, taglio ancora, taglio. Sarà un problema. Rientrare e riuscire non ce la fa. Peccato. Andiamo a Rokimi e Rogamilto che si è lanciato adesso. Andiamo su di lui. La prima chicane.
Si migliora a 2 decimi 222. Fucsia primo settore. Skoda leggermente. Entra nello Snake, seguiamo l'onboard. Spero che domani ci sia la live della categoria Elite. Spero anch'io. Vediamo come finisce. 14-3, buon tempo. Intanto è arrivato Rocchimi, 14.597. A 2 decimi dalla pole. Rockshumi. Si è lanciato, non capisco. No, probabilmente si sta ancora spingendo. Sì, esatto, sì, si è lanciato. Millesimi. Il suo obiettivo è andare. Oh, Gasly si inserisce in seconda posizione, un decimo dalla pole position. Ricordiamolo qua che c'è un lungo rettilineo in prima curva del primo giro. Partire primo non è la posizione ideale. La seconda, o addirittura la terza, potrebbe aprirti un varco verso la prima posizione. Meno 117, Rockshumi. Non gli consentirebbe ancora di sorpassare Rocchimi, ma è lì al filo. È lì al millesimo con Rocchimi. Non ce la fa. 14-6 di un decimo esatto. Poi vediamo Hunter Demon che ha 2 decimi di ritardo sul suo miglior tempo. Due decimi sono tanti in questo. Qua va lungo. Italia. Qualifica finita per lui. Anche Dumoulin si è ritirato. Probabilmente ha visto che non c'era niente da fare. Mi sa che ci sarà una bella lotta tra Gasly e Hamilton. Lo spero. Lo spero perché loro due fanno due belle lotte. Sì. Ok, benissimo. Gasly avrà mollato. Hunter Demon sicuro perché ha tagliato. Quindi, finite le qualifiche, pole position per Rogue Hamilton di un decimo su Gasly, un po' meno di un decimo. Poi terzo Rocchimi, Rockshumi, importante per la seconda posizione. La terza posizione di Rocchimi in partenza mi piace un sacco, devo dire la verità. Detto proprio così, mi piace tanto. Perché può fare qualcosa in partenza. Così come anche Rockshumi. E a concludere, Hunter Demon e Super Tony, ma a concludere la griglia ci sono Jackie e Dumuru, che Jackie si è girato rompendo la sua macchina, almeno così credo, perché non l'abbiamo visto nella prima fase della qualifica. Invece Dumuru si è ritirato dopo aver capito che non riusciva a fare un tempo. Mi aspettavo almeno una delle due Alfa con la gomma media. Magari la metterei Dumuru visto che non ha fatto tempo. Perché è una strategia diversa. Può fare qualcosa qua. Certo, guardate Rockimi e Rockshumi a un decimo. Proprio un decimo proprio liscio. Chissà se non ci sono sorprese di pioggia in gara, potrebbe succedere qui in Messico. Magari un'intermedia a stravolgere un po' tutto, ma credo che i primi quattro sono tutti un decimo di distacco. È vero, sì. Dio, un decimo. Anche Gasti meno di un decimo, 42 millesimi. E io avevo detto un decimo prima, ma
Perché ho visto il 2, il 3 e il 4, ma in realtà sono molto più vicini. Ok, se si decidono a mandare avanti la sessione, non vorrei fosse crashato qualcosa. Probabilmente la lobby è crashata, quindi provvederemo a rifarla. Perché non vedo altra spiegazione. No, non mi arrivano notizie, quindi tutto a posto. Benissimo, siamo bloccati qui a guardare la classifica. Possiamo studiarla nei minimi dettagli. Ok, perfetto. E siamo sul circuito del Messico, pronti per il giorno della gara. In attesa che i piloti finiscano di mettere a punto le loro strategie. Strategie che credo sia uno dei circuiti con più possibilità di strategie in questo gioco. Ma manca Hunter Demon. È vero. Invitiamolo. Ma se in griglia, se si invita qualcuno, credo che... Non vorrei che entra in griglia... Beh, io nel dubbio l'ho inviato un invito. Magari è un bug del gioco che non lo fa vedere. Probabile che sia il problema del caricamento, non del caricamento, del problema che c'è stato prima, magari. Non si smuove niente. E aspettiamo. Prossima volta magari potrei mandare qualche clip, magari di qualche gara precedente, se riesco a farle nelle prossime live, per aspettare questi momenti di transizione. Bene, hanno messo pronto. Quindi non ci sono problemi. Hunter Demon, boh, credo sia entrato. Non l'ho visto uscire, quindi non lo so. Se hanno messo pronto, vuol dire che si può partire. E andiamo. Giro di allineamento. Quindi ripassiamo la griglia. Ah no, Hunter Demon c'è. Vediamo se è in ghost. No, non è in ghost. Almeno. Aspettiamo. Ah, è vero, è in ghost. Ah, hai ragione. È in ghost, è in ghost.
Boh, non mi ha mandato nessun messaggio. Di solito i piloti mi mandano un messaggio se crashano. Magari non è crashato, ma semplicemente. No, però si vede che è il bot. Sì, è il bot, è il bot. Ecco, intanto vediamo le strategie. Soft media, soft hard. Ma non sono le uniche due possibili. C'è possibile anche una media hard. È possibile anche una soft media soft. Sono possibili strategie, soprattutto se entra un safety car. Potrebbe. Esatto, ecco, adesso arriva la comunicazione che Hunter Demon non riesce a prendere il controllo della vettura. Quindi non so cosa si farà. Tanto il bot di Hunter Demon. No, forse è riuscito a prendere il controllo. E boh, Hunter Demon. Qui nel giro di allenamento stanno facendo un po'. Ci sono un po' di incomprensioni. Ecco, mi è scritto che è crashato, non riesce a prendere il controllo. Immaginavo. Ho scritto di provare a uscire e che lo rinvito, vediamo cosa se si risolverà. Purtroppo non potrà partecipare alla partenza che sta per avvenire adesso. Benissimo. Si accendono i semafori. Si accendono i semafori tutti. Si spengono. Parte benissimo. Parte benissimo Gasly, che affianca Jarrod Hamilton. Parte malissimo Jarrod Hamilton. Anche Kimi dalla terza posizione. Come avevo detto. Attenzione, arrivano tutti e tre a ventaglio. Rocchimi. Jarrod Hamilton tiene la prima posizione. Rocchimi prova ad andare interno. Ma viene scavalcato. Attenzione dietro. Rocchimi nell'erba. Rocchimi perde un sacco di posizioni. È arrivato quasi penultimo, è. Ok, rinvitiamo Hunter Demon. Speriamo che riesca a riprendere il controllo. Rocchimi purtroppo, peccato della partenza. Gasti, Rogue Hamilton hanno già preso 7 decimi di distacco. Edomurru! Che partenza Edomurru! Terza posizione, scusate. Che uscita Edomurru, davvero. Scatenato. È già a ridosso del suo compagno di squadra. Abbiamo più staccato Super Tony, Rocchimi che attaccato da Jackie. Deve riuscire a. Come DRS? Ah, è giusto. Aspettatevi stravolgimenti nella classifica perché il terzo giro è sempre un problema. Qui non riesco a vedere più niente. Il terzo giro è sempre un problema. Quando riscatterà perché conta il terzo giro. Conta il secondo giro come terzo giro. È dalla prima gara che faccio che funziona così. Quindi guardiamo dalla mappa. Non ci sono particolari stravolgimenti. Sono tutti allineati. Ci sono le due Alfa nel panino delle due Mercedes. Ma le due Mercedes sono abbastanza distanti. Rogamito sta prendendo il largo.
Sarà già più di 2 secondi. Purtroppo non ho i distacchi. Hamilton, esatto, 2 secondi e 5, 3 decimi da Edomuru Lagasti, ne ha davvero di più. Un po' di gioco di squadra, ci sta, se ne aveva di più farlo andare davanti, anche perché arriva Rokshumi, che si porta adesso sotto secondo. Adesso Gasti deve cercare di farsi trainare da Edomuru se ne ha di più. Se se ne ha di più Edomuru. Per non cadere nella trappola di Rokshumi, che è lì. Rokimi è ancora dietro Super Tony. Ma nessuno ha le gialle. Esatto, mi aspettavo che magari qualcuno mettesse le gialle. Invece no. Io avrei provato qualche strategia diversa. Se non fossi stato magari. Se fossi stato tipo, non lo so. Per esempio Jackie, avrei provato a fare qualcosa di diverso, anche Super Tony. Vediamo se Rokimi riesce a sferrare l'attacco. Sarebbe vitale per lui, perché sicuramente ne ha molto di più. Arriva, si butta interno, andiamo on board. Tanto mi sono dimenticato di mettere la telemetria. E passa. Tanto, ho visto andare lunghissimo Rokshumi. Intanto Rogue Hamilton, dopo aver preso quei secondi di vantaggio, si è stabilizzato. Anzi, il suo vantaggio quasi cala, forse perché Edomuru ne ha un po' più di gasti. Ma Gasti non riesce a stare incollato come Edomuru faceva prima, ma comunque è lì. Rokshumi dopo quell'errore era in zona di prima di quell'errore era in zona di RS, ma non è più riuscito a ritornare sotto. E ricordiamo che qua l'undercut è molto potente, dato che le gomme si usurano tantissimo, appena metti le gomme nuove guadagni davvero tanto. Anche 2 secondi e mezzo potresti guadagnare. Tanto Edomuru, Jackie Super Tony, lotta, un bloccaggio davanti, Super Tony penalità, attenzione alle penalità qua che a fine gara possono davvero avere un peso molto grande. Super Tony qua lungo, aveva preso un altro avviso. Tanto Rogue Hamilton dopo essere sceso a 1,7 ristabilisce la gerarchia e va a 2,2. Qua Jackie è passato e ha piantato lì Super Tony. Messico odioso per la prima. Esatto, Messico davvero. Se poi entri in un circolo vizioso, se la macchina poi ti scivola, davvero sì. Prendi un sacco di secondi di penalità. Bisogna essere bravi a prenderne il meno possibile perché a volte si può guadagnare anche 2-3 posizioni. Secondo me qualcuno ha qualche. Sì. Ecco già Rogue Hamilton per esempio. Rogue Hamilton 3 secondi. Se qualcuno finisce la gara senza penalità qua vado a stringergli la mano di persona perché davvero è un'impresa titanica. Non prendere qua penalità.
Peccato per Nintendo, oggi mi sono allenato con lui, sembrava. Peccato. Peccato. Purtroppo non so se è la connessione che ha dei problemi oppure Formula 1, ma davvero. Quando ti alleni e poi alla fine arriva la gara che non riesci a partecipare. Aveva già oggi. Ah, ok. Quando poi arrivi la gara e non riesci a partecipare per problemi di connessione, è naturale che ti dispiace tantissimo perché non dipende da te, quindi sì. Ok. Beh, in questo momento Dumuru e Gasly sarebbero primi. Ma questo vorrebbe dire andare fino alla fine della gara senza penalità e tenendo questo vantaggio, questo distacco sarebbe un po' complicato. Rock Shumi non guadagna più, sta leggermente perdendo dal duo Alfa. Mentre il duo Alfa sta piano piano guadagnando su Rogue Hamilton. Forse Rogue Hamilton ha smesso un po' di spingere dopo la penalità. Entriamo nella finestra dei pit stop, dal settimo al decimo giro è consigliato per la soft. In quanti siamo domani? Non lo so, non ne ho idea. Come dicevo l'altra volta, non so se c'eri in live, probabilmente sì. Purtroppo alcuni non avvisano in tempo e quindi ci troviamo il giorno della gara che non sappiamo quanti esattamente siamo. Speriamo in un numero sufficiente per disputare una gara e divertirci, ma questo non è mai un problema perché anche in questa categoria quando erano pochi piloti ci hanno fatto divertire, quindi non c'è problema. Però in più si è meglio è, comunque sì. Tanto Dumuru un secondo e tre. Si avvicina piano piano, forse le gomme di Rogue Hamilton, la spinta che gli ha dato all'inizio, sta influendo adesso. Potrebbero provare il duo alfa? No, il duo alfa non lo so perché il pit stop in contemporanea non si può fare. Ma una delle due alfa potrebbe provare un undercut. Un undercut e Dumuru sicuramente potrebbe sopravanzare Hamilton. Sicuro. E anche Rock Shumi potrebbe fare undercut su Gasly. Gasti a sua volta potrebbe farlo su Dumuru, ma non ha senso per la questione stessa scuderia. Però Kimi purtroppo è un po' distante, dovrebbe riuscire a rientrare. Teniamolo monitorato. Rokshumi è 1-1, è tornato a riguadagnare. Forse sta perdendo un po' Gasti. Gasti, secondo me, ha gli stessi problemi di Rogue Hamilton. Problemi. Semplicemente un po' di usura in più. O forse un po' più di. Lungo qua Edomurru. Però Edomurru in realtà sta anche spingendo. Sta guadagnando, ma sta anche spingendo. Vediamo l'Hers che Rogue Hamilton ne ha 60 e Edomurru ne ha 26. Quindi. Sì, sta spingendo anche di Ers, quindi. Ok, scusate, devo fare una cosa. Sotto secondo, eh sì, ho visto adesso. È brutto soprattutto quando ti dicono che se non ti organizzi per bene poi diventa. Esatto, sì. Purtroppo sì, Lion Cray, sì. Attenzione, mi sono distratto un secondo e qua succede tutto. Rogue Hamilton, Rokimi e Dumuru ai box.
Edomuro sicuro voleva provare un undercut, ma Roy Hamilton si è difeso e qui è entrato anche lui perché l'overcut è praticamente impossibile. Quindi abbiamo in pista Gasly che in testa. Ovviamente loro due non si sono potuti fermare perché le scuderie non sono abbastanza brave qua in questo gioco a fare il doppio pit stop. Ti fanno perdere sempre un sacco di tempo. Quindi adesso sono 7 decimi. 7 decimi Dumuru Rogue Hamilton. Vediamo chi avrà la meglio con la gomma gialla. Comunque stavo dicendo le penalità, in realtà le penalità ne hanno solo due. Quindi per ora sono molto bravi, molto puliti. Edomuru, che staccata. Fortunato Rogue Hamilton. Fortunato perché prende il DRS di Hunter Demon. Spero che Formula 1 2022. Sì, esatto. Esatto, non come modello di guida. Come modello di guida in realtà mi piace personalmente, ma come bug e come simulazione diciamo che si potrebbe fare molto meglio. Molto incollato. Qua va preso anche un po' di taglio di Dumurru. Si fa sotto tantissimo in staccata di Dumurru. Gastyard! Gastyard, attenzione! Strategia differente. Rockshumi medie. Il rischio è il pay to win. Eh sì, esatto. Però una modalità. Altri 3 secondi per Hamilton. Però una modalità multigiocatore con vettura alla pari comunque si dovrebbe fare. Cioè, non credo sia. Anche perché sennò cesserebbero di esistere i campionati. E questo è un male perché se in multigiocatore uno può prendere qualcosa per andare più forte, non ha senso. Non ha assolutamente senso Formula 1 così. Ma non credo perché alla fine Codemaster riuscirà sarà indipendente. Certo, sotto il controllo di IE. Ma sarà comunque indipendente da quello che ho sentito, quindi potranno scegliere ancora. Intanto 3 decimi ed un Rogue Hamilton. Poi certo, in modalità carriera avranno sicuramente più. Sì, esatto. Ed un Murru dentro. Quasi si toccano. Evitano il contatto, si toccano. Posteriore destra contro posteriore sinistra. Anteriore destra contro posteriore sinistra. Rogue Hamilton, ricordiamo, a 6 secondi. Lungo Rogue Hamilton. Edomuru 3 secondi, ma era scontato. Adesso deve gestire questi 3 secondi. Non sa più dove andare Edomuru. Si butta all'interno. Rogue Hamilton stacca. Si toccano. Si accompagnano. Edomuru prova a resistere all'interno. Edomuru quasi si gira. Che battaglia, adesso ci sarà DRS in favore di Udmurru. Attenzione, che lotta per la prima posizione. Rogue Hamilton non vuole mollare. 3% di ERS di Udmurru. Va ancora dentro, no, ho sbagliato. Prova l'incrocio Rogue Hamilton. Sì, sono un po' tutte e due al limite. Rogue Hamilton è messo bene come ERS. Si ributta dentro. Si ritoccano. Spero che non abbiano riportato danni. Edomuru passa. Passa Edomuru. Dopo mezzo giro a essere appaiati. Tranne il rettilineo. Davvero, grande lotta. Tutto partito da un errore qua di Rogue Hamilton. Almeno, se non ho visto male, dovrebbe essere stato un errore che ha portato Edomuru molto vicino.
Ma Hamilton sicuramente non ci sta. Ha molto più Hers. Adesso l'impresa di Edomuru sarebbe toglierlo dal DRS, ma è un'impresa un po' impossibile qua in Messico. Soprattutto per il passo che abbiamo visto che è molto simile. Intanto, Rokshumi ha superato Casti, ma con le hard era abbastanza prevedibile. Rokshumi, purtroppo il punto debole di Shumi è la gestione dell'Erst, quello che ho imparato in questo campionato. Perché lo vedo sempre con Erst molto bassi. Purtroppo per lui io ho notato questo punto debole, poi se riuscirà a salire sul podio glielo chiederemo in diretta. Perché in una pista così non avere Hers mi fa perdere un sacco. Ok che anche Gasti non è messo bene. Vediamo Rokimi che ha messo anche lui le hard. Quindi non male, bloccaggio qua. Ha messo anche lui le hard, quindi strategia come Gasti. Vedremo quale sarà la più intelligente. Intanto qua davanti. Occhi sopra. In che senso occhi sopra? Nella battaglia tra i primi due intendevi? Sì, esatto. Ah, ok, no, non avevo visto nel... Super Tony. Facciamo un recap penalità. Ah, ok, scusa, non avevo capito, non avevo visto. Stavo ripassando le posizioni dietro per vedere come procedeva gli altri piloti. Ho intenzionato ancora a passare Rogue Hamilton. Adesso avranno sicuramente Hers pari. Passa. Chiude un po' la porta, un po' troppo. Attenzione ad un muro qua. Qua si agganciano. Un po' al limite qua, magari ci saranno dei passa. Ma qui non ha senso. Quasi si gira. No! Edomuru quasi la perde. Ma che battaglia stiamo guardando? Oh, Edomuru, 3 secondi ancora, siamo pari. Qua secondo me Rogue Hamilton sta giocando anche sulla è un po' flimsy, eh. Non so cosa avranno da dirsi dopo a fine gara, ma davvero che lotta. Saranno tutti e due al limite. Potrebbero far rientrare anche gente dietro come Rokshumi e Gasti. Ci riprova tutti e due con 0 di Hers. Edomuru si butta dentro. È qua arrivato lungo, l'ha preso. Spero non ci siano danni, non ho ancora capito se qualcuno ha danni, ma non credo. Sono meglio di quelle vere. A volte sì, però nella realtà queste lotte è impossibile perché si sono agganciati troppe volte. In una battaglia vera si sarebbe già frantumata la macchina. Certo, ovviamente non hanno rischio che questo accada, quindi possono... Rogue Hamilton, altri 3 secondi. Dopo quella battaglia sono al limite. Chissà anche per esempio le temperature delle gomme come sono messe. E intanto Rokshumi e Gasti vedono questa battaglia e vogliono infilarsi. Potrebbe venire fuori un bel quartetto. E non siamo neanche a metà gara. Sì, in realtà siamo a metà gara. Attenzione Rokshumi. Esatto. Rokshumi non ha penalità. I primi due si sono letteralmente uccisi a vicenda. E ancora ruotate. Edomuru non ci sta, ma neanche Rogue Hamilton. Edomuru è la trattoria giusta, solo che Rogue Hamilton era pronto per incrociare. È vero, Rokshumi potrebbe essere lì per vincere, ma ricordiamo, manca ancora una sosta. Almeno. Manca una sosta per i primi tre, poi Gasti e Rokimi possono continuare.
Ma credo che dopo con la soft, probabilmente metteranno una soft, siano molto più veloci di loro due. Però, stando lì, sarebbero a una ventina di secondi. Vedo un urlo. Ah no, questo era. Ho visto un taglio di Rogue Hamilton, impressionante. Vedo un urlo 30 secondi. Questi due si stanno davvero ammazzando anche nelle penalità. Controlliamo. No, andiamo sul dettaglio delle penalità che è molto meglio. Perché non mi fa vedere le penalità? Ah, ok, così. 12 secondi per Edomurru, 9 secondi per Rogue Hamilton. In questo momento sarebbe davanti Rogue Hamilton, ma sarebbe davanti Rokshumi. Stanno. Esatto, sì. Vai Rogue Hamilton, forza, arrivano il tifo. Rogue Hamilton 3 secondi, bene. Appena detto. Beh, almeno sono pari e possono giocarsela, ma se la giocherebbero solo per il quarto posto? Esatto, quarto posto, perché in realtà sarebbe primo Rokshumi e secondo Gasly. Anzi, e vi dirò di più, anche dietro Rocchimi sono in questo momento. Quindi gara un po' distrutta. Chi è che ha preso penalità? Gasly, mi sa? Sì, Gasly, avevo l'occhio sui dettagli qua dietro. Ok. Così è meglio. Rogue Hamilton ancora incollato. Sì, probabilmente diciamo che il campionato è quasi finito. L'obiettivo di queste gare è divertire, quindi ci può stare. Copre l'esterno. Edomurru, Rogue Hamilton passa, gli dà anche una ruotata e gesto di stizza con la mano. Edomurru proverà. Qua un incrocio. La perde quasi. Ok, bella lotta però. Rokshumi, dopo essersi, secondo me, ha detto, beh, risparmiamo un po' di airs e un po' di benzina. Anche Gasly con una sosta in realtà. Sì, però non so se dopo. Non so se dopo con le rosse loro riusciranno a. Cioè a tenerlo. Con le hard riuscire a tenere dietro le rosse. Però considerando 10 giri sarebbero 2 secondi al giro, sarebbe. Anche quelli con l'hard sono in lotta, eh. Più Gasly che Rokhimi ha 4 secondi dietro. Però è interessante, intanto il cambio della macchina di Rokshumi è buggato. Edomurru ancora. Ma quante volte si sono sorpassati? Adesso un po' più o meno aggressivamente. Lo fanno solo DRS nel rettilineo. Però davvero, guarda, tutte e due sono al limite di IRS. Rokshumi si è un po' staccato forse per dire, beh, evitiamo i problemi e stiamo qua in zona sicura, che 12 secondi non me li toglie nessuno di penalità dei primi due e quindi sono davanti. Così ragionerebbe, così ragionerei io in quella, nella posizione di Rokshumi. Vediamo cosa farà. Gasly con 6 secondi. Tiene con l'hard. Adesso l'hard dovrebbe iniziare a fruttare sulla media. E poi dovrà resistere alla gomma nuova che monteranno gli altri. Rokhimi purtroppo in partenza. Se non era lì, allo stesso passo. Lo vedo sempre sullo stesso distacco. Peccato per la partenza che era penultimo. Capita. Soprattutto in partenza in questa pista dove c'è più di un chilometro alla prima curva è molto difficile non prendersi con qualcuno.
Jackie, 3 secondi. Di puliti esistono su, cioè manca ancora Rokkimi e Enter Demon. Vediamo se riusciranno a completare la gara senza penalità. In questo caso io alzo le mani alla loro. 3 secondi ancora Rokkimi. Il campo di Rokkimi è buggato purtroppo. Non vorrei dare troppo fastidio a chi lo sente, quindi cambiamo persona. Davanti la lotta si è un po' calmata. Dovrebbe riuscire a salire sopra il secondo Edomurru. Spingendo. Ma guardate Rokkimi. Qua sicuramente ha altri tagli, altri tagli. Ormai vuole solo arrivare davanti a Edomurru per questioni di orgoglio, ma lo capisco. Dopo quella battaglia non può perdere. Edomurru penalità per averlo alla pari. Esatto, 15 secondi. Attenzione perché rischierò la squalifica, oddio. Non, come negli USA. Beh, per Rokkimi sì, Edomurru in realtà negli USA è stato pulitissimo, quindi un po' le situazioni sono diverse. Però Edomurru nelle ultime due gare davvero va. Gusty sale a quota 9 di penalità. Intanto complimenti davvero a Rokkimi, Rokkimi e Hunter Demon. Ah no, giusto, Hunter Demon è il bot. Chiedo perdono, è vero, Hunter Demon è il bot. Ah, ok, intendo riferito. Sì, esatto, hai ragione. È vero, Hunter Demon, mi sono dimenticato che è il bot, quindi esistono solo Rokkimi e Rokkimi che sono senza penalità. Soprattutto nei 5 secondi, c'è l'azione in corsia dei box. Antedemo non è più. Ah no, è riuscito a riprendere. Ah, è riuscito a riprendere. Bene, bene, bene. Sai che non me ne ero accorto, chiedo scusa. Vabbè, sì, effettivamente se fosse stato il bot sarebbe stato molto più indietro. È vero, è vero, è vero. Giusto, giusto. Beh, diamogli un giro di inquadratura d'onore che non l'ho inquadrato tutta la gara. Oh, attenzione qua. Rokkimi box. Un po' presto per montare la rossa, a dire la verità. Hamilton box. Quindi adesso l'obiettivo sarebbe arrivare davanti a Rokkimi e Gusty. Ovviamente loro non si fermeranno più, punteranno sulla durata delle hard. Vediamo come può evolversi questa strategia. Per me la più corretta. In realtà non ce n'è una più corretta, perché secondo me se avessero spinto con la media, a posto di farsi battaglia Edomurru e Rokkimi, intanto qua sicuramente alto taglio per Rokkimi, avrebbero guadagnato un po' di più su Gusty Rokkimi. Adesso non sarebbe a 12 secondi da Rokkimi per esempio, ma sarebbe, non lo so, magari a 6-7 secondi, e potrebbe tranquillamente raggiungere. Intanto Rokkimi, vabbè, parlando al netto delle penalità, perché comunque sarebbe a 30 secondi da Rokkimi se vogliamo parlare con le penalità, quindi le speranze di Rokkimi possono svanite. Chi è che ha detto i box? Rokkimi. Non è che non vorrei che stia scontando qualche penalità. No, non credo. No, non è partito. C'era un bug. Com'è la telecamera? Fa così?
altro bug. Quindi abbiamo Gusty e Rockimi. Rockimi si trova in prima posizione con un vantaggio di quasi 7 secondi e 8. Più o meno, sì dai, calcolato 7 secondi e 6. Calcolato sulle penalità. Rock Hamilton 9 secondi, ma con i suoi secondi di penalità lo... Tanto 20 secondi di penalità per Edomurru. Com'è 20 e non 21? Sembra strano 20 secondi. O forse leggo male io. Non vorrei che ha preso qualche... Rockshumi. Penalità. Penalità arriva, ma solo 3 secondi. Quindi va bene. No, vorrei capire come mai Edomurru... Ok, sì, ha preso penalità nei... Oh, esatto, esatto. Grazie. No, Edomurru, girato! Si gira e rompe l'ala, Edomurru. L'abbiamo visto in diretta, peccato. Peccato per Edomurru. Peccato davvero. Supertoni, penalità. Stavano tutti spingendo. Mettele hard. Strano le hard. Ha perso tantissimo adesso. Può ambire solo magari al sesto, quinto posto. Non so, quinto, sarà difficile. Peccato, peccato davvero. E poi è una scelta strana metterle hard adesso. Peccato per lui. Glielo ricapitano. Intanto, la situazione è davanti. Abbiamo Gusty con 9 secondi, braccato da Rogue Hamilton. Ma sarà un'impresa impossibile cercare di non vincere. Cioè, di vincere, perché dovrebbe dargli... No, non 21, ma... 12 secondi, quindi sarà una cosa un po' più difficile. Tanto giro veloce per Rock Hamilton. Ma rossa nuova. Rockshumi ribadisce il giro veloce. Non avrei avuto tempo per prendere le gomme, mi sa. È probabile, sì, hai ragione Thompson, sì. In questo momento, no, non in prima, posizione ci sarebbe Rockimi secondo, no, mi sbaglio, ci sarebbe Rockshumi, Gusty e Rockimi. Questo sarebbe il podio, il quarto Rogue Hamilton. Ah, anche Rockimi ha cambiato le gomme, credevo provasse ad andare fino in fondo. E comunque Rockimi, diamogli merito perché è l'unico, insieme ad Hunter Demon, merito anche a lui, che non ha penalità. Quindi davvero bravo. Se il podio che si conferma è quello che ho immaginato adesso, facendo due calcoli con le penalità, sarebbe un duro colpo per il campionato di Rockimi. Dopo questa mancheranno solo due gare per prendersi la seconda posizione. Seconda posizione che sembrava scontata all'inizio dell'anno. Invece poi Rockshumi è ritornato su. Intanto vediamo Rogue Hamilton. Sta ovviamente recuperando a vista d'occhio il tempo su Gusty. Però sarà difficile dargli quei secondi. Intanto siamo alle battute finali di questa gara. Gli ha mangiato un secondo e quattro in due settori. Non ha DRS per più poco, ma
So neanche se avrà bisogno del DR. No, beh, probabilmente sì. Probabilmente il prossimo giro lo passerà. Ok, non in questo giro, sicuramente il prossimo giro Rocksugh mi passerà nella testa reale della gara, ma virtuale perché ha le penalità. Rocksugh adesso è... No, attenzione, non vincerebbe Rocksugh. Vincerebbe Gasly in questo momento perché ha 6 secondi di svantaggio Rocksugh. 6 secondi e 5. Però sta recuperando, quindi tra pochi secondi, intanto 2 decimi, incollato. Si butta dentro qui, no? Guardate quanta più grip ha Rogue Hamilton. Altrimenti le gomme nuove servono a questo. Guardate in che traiettoria ha fatto la prima. Vediamo gli scarichi di Gasly. A 325 all'ora si butta fuori Lewis Hamilton. Gasly ovviamente non ha senso opporsi. In questo momento in prima posizione ci sarebbe Rocksugh. Seconda posizione per Gasly ancora. Esatto, ancora per Gasly. Ma facendo i calcoli, Rocksugh dovrebbe riuscire a prendersi la seconda posizione. Peccato per Dumour, davvero. È l'unico tassello che manca in questi 4, che potevano essere 5 con i Dumour, piloti che ci hanno fatto divertire questa gara. E anche Jackie, buon risultato in realtà, quinto, bravo. Purtroppo poco inquadrati i piloti di bassa classifica perché davvero davanti ci hanno fatto divertire. Diamogli anche lui un po' di inquadratura. Rocky mi sta entrando nella finestra per balzare davanti a Gasly. Ok, Rocksugh. Gasly! No, Gasly si è girato! Si è girato Gasly! Credo riuscirà a tenersi la terza posizione. Che questa pista fa vittime. Ancora! Probabilmente è ripartito con gomme calde e ha preso il muro. Ala distrutta per lui. Peccato. Può puntare magari al giro veloce. Davvero, ha fatto due vittime, le due Alfa Tauri. Alfa Tauri, le due Alfa Romeo. Peccato. Ai box, monterà sicuramente una soft per provare il giro veloce, l'unico punto che può provare ad avere. Sperando di non perdere la quinta posizione, ma... però Jackie arriva, Jackie passa, quarta posizione per Jackie, approfittando dei problemi, ma comunque complimenti perché non ha fatto errori sostanzialmente. Ok, no, non può arrivare sul podio Jackie, però
stato uno dei pochi insieme a Rokkimi e anche Rukshumi che non ha commesso gravi errori. Ma neanche Roghamilton ha commesso gravi errori, ma in realtà lui con le penalità lo considero. Roghamilton, vabbè, giustamente, proverà il giro veloce perché non sa che non può vincere. Prova il giro veloce, un'altra soft. Esatto, un'altra soft. Mi sembra giusto. Però attenzione. Con questa sosta, Jackie a podio. Jackie a podio. Esatto, Jackie a podio perché. No, però aspettate. Avrà un sacco di prestazione Roghamilton, non so se. Adesso guardiamo quando si riallineeranno i distacchi. Controlliamo. Il distacco è sui 18, 17, 18 e 00, 18,5, 7,5, 18 e 0, 18 e 0, ma non lo so. Ah beh, più 6 secondi, no, Jackie non è a podio. Peccato, peccato, magari meritava un podio. Però dai, va bene. Pensavo si perdesse 26 secondi, troppo di esatto. No, vabbè, ma qua anche nelle gare reali in realtà si perde poco, eh. No, io pensavo che. Anch'io pensavo che si perdesse un po' di più. Ah, forse perché non avevo calcolato. Enter Demon! No! Agli ultimi giri cade anche lui sotto la trappola delle penalità, rimane solo Rokkimi. Peccato. Peccato perché era l'unico senza penalità. Edomurro ancora, ma vabbè, Edomurro. Sì, ma Gasti, purtroppo Alfa Romeo si è. Si è. Fatto troppi errori Alfa Romeo. Che gli hanno costato la gara perché era molto tirata come gara. Abbiamo Rokkimi che senza penalità si avvia verso una seconda posizione. Roghamilton 3 secondi ma non influisce su di niente. Beh, ma aspetta, Roghamilton è proprio dietro a Rokkimi. Gasti 3 secondi ancora. Beh, poi il resto della classifica è. Ah no, Hunter Demon. Hunter Demon al posto di Jackie. E Gasti Edomurru e Supertonic credo siano nella posizione corretta. Esatto, sì. Loro con tutte le penalità al netto, sì. Sarebbero in quella posizione. Intanto, penultimo giro, iniziato adesso. Secondi e 6 a separare Rokshumi e Rokkimi. Bella risposta di Rokshumi a Rokkimi per il secondo gradino, diciamo, del podio del campionato. Esatto, sì, Hunter Demon quarto, ma bel risultato soprattutto per quello che è successo all'inizio. Davvero bravo. E ha preso solo 3 secondi di penalità, l'unico che ha preso 3 secondi, a parte Rokkimi che non ne ha presi proprio. Quindi davvero complimenti. Andiamo, Strokciumi in onboard per l'ultimo giro. Non ci sono battaglie, a meno che Gasti non provi su Hunter Demon qua. Butta dentro? Non si butta dentro, ma quasi è incollato. Jackie 3 secondi. Si va all'esterno qua. Che sorpasso all'esterno, coraggioso Gasti. Coraggioso, coraggioso. Beh, non ha niente da perdere, giustamente, però coraggioso. Andiamo per fare un giro d'onore con Rokshumi. Super Tony, 3 secondi. Andiamo, arriviamo nello Snake.
di Messico. Che gara, eh sì. Un po' di colpi di scena, un po' di errori purtroppo. Un sacco di penalità. Facendo la somma di tutti i secondi di penalità presi si arriverebbe, non so, a 100, non so. Probabile. Tranne Rocchimi che si è nulla sbaglia all'ultimo. In realtà Rocchimi stava guadagnando anche, ma su Rocchiumi, ma sicuramente gestiva Rocchiumi. E Rocchiumi vince il Gran Premio del Messico davanti a Rocchimi, che soprattutto per come è andato il primo giro può ritenersi soddisfatto. Rogue Hamilton, sentiremo le sue dichiarazioni. Arriva Jack in quarta posizione, ma che poi in realtà è quarta, se non sbaglio, quinta se non sbaglio, che Hunter Damon ha pochi secondi di penalità, dovrebbe riuscire a scavalcarlo, però bravo anche lui, uno dei pochi che non ha fatto errori e non ha preso eccessive penalità, perché 9 secondi sono accettabili in questo circuito. E finisce Hunter Damon, che com'è sesto Hunter Damon? C'erano problemi nella classifica? Da quello che avevo visto la classifica, sesto Hunter Damon. Come mai? Facendo il calcolo delle penalità, per l'altro giorno Rocchiumi sì, assolutamente. Credo sia la prima vittoria. Ah no, no no, no no, scherzavo, aveva già vinto in in Ungheria. È vero. Bug, credo di sì, perché con le penalità era quarto. Ah, aveva solo 3 secondi. Magari un bug, dato che aveva il bot all'inizio della gara, probabilmente un bug. Festa del podio. Vediamo la classifica se si è aggiornata. No, non vedete. 12 secondi. Era solo. Boh. Terremo conto di questo bug in redazione delle classifiche. Perché giustamente a me sembrava quarto. Sicuramente è stato un bug. Perché Gasly l'aveva appena superato. Mi ricordo. La Formula 1 secondo Tony Tubo. Sei super Tony, credo. Non lo so. Niente podio. Ok, vi lascio per un secondo che andiamo a chiamare i piloti per le interviste. Se avete domande. Ah, sono Jackie. Ah, ciao Jackie. Ciao. Peccato. Per un momento ci ho sperato in un topo, perché vedevo Tony, quindi pensavo che eri super Tony, invece ok. Per parte delle domande in chat per i piloti, se volete, io vi do appuntamento tra 2 minuti esatti che faremo l'intervista.
Benissimo, siamo tornati. Abbiamo qui i tre piloti del podio. Rock Shumi, che ha vinto, Rock Kimi secondo e terzo Rock Hamilton. E adesso a breve ci racconteranno la loro gara. Partiamo dal terzo classificato, Rock Hamilton. Ormai lo sappiamo tutti, il campionato l'hai vinto, quindi puoi fare quello che vuoi, ma oggi magari ti sei un po' divertito, soprattutto con Edo Murru. Farò una lotta addirittura al limite, secondo me ci saranno dei reclami probabilmente perché ci sono state delle mosse un po' al limite del regolamento, però è stata una bella battaglia. Raccontaci la tua gara. E no, sul divertimento parliamone perché non mi sono divertito. È giusto appunto perché cioè, delle manovre che mi sono sembrate un po' troppo esagerate, cioè buttare fuori un pilota non mi sembra molto sportivo. E io poi, lo dico apertamente, ho contraccambiato perché una volta, due, ok, poi basta, cioè nel senso, stai dietro, alza, almeno la sportività di alzare il piede. Non credo sarebbe guastata. E mi dispiace perché avevo un buon passo. E per le penalità, vabbè, c'è poco da dire, mi sono innervosito e ne ho prese, vabbè, a dismisura. Poi questa pista, purtroppo, non per giustificarmi, ma insomma, è veramente una cosa oscena sul taglio curva e spero che ci sia il modo, grazie alla Codemaster, all'eSports, insomma, a chi ha in gestione il gioco che possa essere migliorato perché non è possibile prendere tagli curva toccando i cordoli, minimamente. Cioè, è una cosa veramente orripilante. E per la gara sono contento innanzitutto per il mio compagno di squadra, per la vittoria, la seconda nella stagione, e sono molto contento. Io sono contento per la pole position, perché cioè, senza allenarmi comunque sono contento, perché non, appunto avendo già vinto il campionato e costruttori non mi sto allenando come facevo prima. Non mi alleno quasi mai, quindi sono contento. Sono molto contento per Ceuto anche, che comunque sia, oltre a essere un amico, è stato, diciamo, il mio rivale principale, quindi sono contento per il suo secondo posto. Non posso dire di essere soddisfatto della mia gara, però diciamo che non allenandomi non potevo pretendere chissà cosa, però ho fatto podio e sono contento, sì. Eh sì, esatto, una volta che il campionato non tiene più, ma è giusto. Sì, l'unica cosa è che magari pensavo ti fossi divertito un po' di più a lottare, così giusto per farla un po' meno. Però ci sta, perché giustamente si corre fino all'ultima gara in modo serio, è giusto. Ok, passiamo al secondo classificato, Rocchimi. Buonasera. Rocchimi, dopo il primo giro che hai avuto un contatto di penultimo, potresti essere soddisfatto di questa prestazione? Questa è la mia domanda. E ti chiedo anche come, non so esattamente il numero di punti, ma questa gara influisce un po' 8. sulla tua 8 punti sulla tua seconda posizione nel campionato. Cosa ne pensi? Sì, beh, innanzitutto volevo ringraziare Rogue Hamilton per i complimenti e li ricambio sia a lui sia a Rogue Shumi perché mi sto divertendo tantissimo a duellare con loro. E poi appunto siamo ancora in lotta apertissima io e Shumi per il secondo posto nel mondiale e questa sua vittoria non ci voleva. Come ha ricordato lui abbiamo solo 8 punti di distacco e sono molto pochi a due gare dalla fine. Sì, la gara posso dire, posso essere soddisfatto per il secondo posto, visto che al primo giro si può dire che ero ultimo. Come passo non penso di essere stato superiore né a Rock Shumi né a Gassi o a Edo Murru. Però, essendo stato lì e nei primi giri ho consumato tutto l'ERS per sorpassare Jackie e Super Tony. E poi non ne avevo più per andarli a prendere. Ho provato la strategia rossa bianca rossa perché sapevo di non riuscirla a gestire bene. E per sicurezza ho dovuto utilizzare per forza la bianca, cosa che mi ha fatto perdere tanto su Shumi e non mi ha permesso di seguirlo. Peccato però, per come è partita la gara, un secondo posto è stato
il male minore, diciamo così, e mi ha permesso di perdere quanti meno punti su Shumi. E complimenti ancora per la vittoria, Shumi. C'è Gasti in chat che ti chiede scusa perché se ti ha rallentato nel finale, ma aveva la gomma bucata. Così ha scritto. Ah sì, beh sì, non ho capito cosa stava facendo, l'ho visto un po' zigzagare sul bordo sinistro della carreggiata, ma non ti preoccupare, non ho perso niente, figurati. Ok, passiamo al vincitore. Seconda vittoria stagionale, se non sbaglio, l'altra è stata in Ungheria per Rukshumi. Che l'altra volta è stata per le penalità, questa volta è stata in pista senza nessun magheggio. Complimenti, altra Mercedes sempre a consolidare questo monopolio. Speriamo per te in una seconda posizione del campionato per completare questo dominio. Io spero di no. Esatto, anche io mi spero di no. Ma io non so da che Viva la parte mettermi, sincerità. però dai. Che sia battaglia fino all'ultima curva durante la gara, così mi diverto anch'io. Niente, ti chiedo di raccontarmi la tua gara e il Gasti nel chattino ti fa i complimenti e ti dice bravo perché si è divertito a duellare con te. Beh, allora con l'occasione ringrazio Gasti e mi sono divertito anch'io come sempre quando ci sono duelli vivi, è sempre bello, bello giocare anche perché comunque sono duelli onesti. E per quanto riguarda la gara, anch'io purtroppo mi sono potuto allenare poco, però sapevo di avere difficoltà in qualifica e nel primo stint di gara perché avevo problemi con il settaggio delle barre, quindi sapevo di avere una macchina pesante nei primi giri, ma poi sapevo che poteva andare migliorando nel secondo e terzo stint soprattutto. E, per quanto riguarda la gara, devo dire che alla fine, vedendo le penalità e tutto, avevo lo stesso passo più o meno di Rogue Hamilton, di Edo Murrow, di Gasti. Però appunto, visto che duellavano, l'aerodinamica loro mi disturbava quando mi sono avvicinato, poi ho guardato le penalità, ho detto va bene, andiamo in gestione, quindi l'occhio non è più stato tra Edo Murrow e Rogue Hamilton, ma è puntato diretto sul distacco che avevo con Rogue Kimi, visto che ci stiamo giocando la seconda posizione. Difatti gli ultimi giri che ero in gestione vedevo che si avvicinava sempre di più, io avevo quei 3 secondi di penalità, di cui un avvertimento non so come sia venuto fuori perché avevo metà macchina in pista, mi ha dato avvertimento nel secondo settore. Comunque vabbè, insomma, sappiamo i problemi di Codemaster. E quindi dai, sono contento perché è una vittoria in pista. Mi dispiace per il giro veloce, se Gasti non si girava, portavo a casa anche quello, così da 8 passavamo a 7 punti. Perché adesso, mancando 2 gare, dobbiamo contarli tutti. Però no, divertente, divertente, anche se il campionato appunto l'ha vinto il mio compagno di squadra, ci stiamo divertendo parecchio per il secondo posto. Poi c'è auto, come ha detto anche Rogue Hamilton, oltre a essere un competitor è anche un grandissimo amico, quindi ci stiamo divertendo, dai, speriamo di dar spettacolo le ultime 2 gare. Esatto, sì, che poi tra l'altro saranno in consecutiva. Esatto, Comunque, se ho fatto bene i conti, sono 6 punti di distacco, quindi ecco. Boh, perfetto. peggio per me, meglio per te. Gli sto augurando che in Brasile non piova perché sulla pioggia c'è auto imbattibile fino a prova È contraria, vero. quindi In speriamo Brasile bene. c'è un po' di probabilità che piova, Eh sì, Tanto. eh sì. Beh, dai, abbiamo fatto tutte le gare asciutte, solo due bagnate, almeno un'altra. È vero. Ok, non ci sono altre domande in chat? Ah, io avevo una domanda per te, Shumi. Che non era proprio una domanda, era sì, è una domanda. Noto sempre che hai pochissimo ERS. Sì. Anche nelle altre gare succede così. Cosa? Perché vuoi spingere o perché hai dei problemi a gestirlo?
No, in realtà è una cosa che, di cui stavamo discutendo prima di entrare in chat, con te, ne stavamo discutendo appunto noi tre, perché non so se sia, un bug Mercedes, ma sentivo anche Ceuto in questa pista, aveva avuto anche lui problemi di ERS, cioè non capisco perché io l'ERS l'ho utilizzato il primo giro in rettilineo e il secondo giro sempre in rettilineo, poi non l'ho più utilizzato. Quindi non capisco la ricarica dell'ERS da cosa dipenda, perché effettivamente avendolo sempre in media, perché tecnicamente non lo puoi azzerare durante la Esatto. gara, non capisco se sia un problema di assetto, di frenata, di barre, non so, cioè va via, si consuma in maniera allucinante. E non si ricarica. E non si ricarica, perché io per dirti ho fatto più di metà gara senza utilizzare l'ERS. Perché sono stato, ma sicuramente, 10 giri senza toccarlo, l'ho utilizzato per superare in rettilineo Gasti, poi non l'ho più toccato se non gli ultimi 2 giri e non si ricaricava. Non riesco a capire questa cosa. Cavolo, davvero è una cosa bruttissima perché Eh sì. vedo le mie gare, cioè per esempio mi si ricarica credo normalmente, quindi è una cosa bruttissima. Sì, Ma la stessa cosa ho notato io stasera. Io l'ho ottenuto al 30% quando ho superato appunto Jackie e Supertony. Poi non lo utilizzavo giusto quel 5-6% all'uscita dell'ultima curva per prendere velocità. Ma non mi si ricaricava. Stava ci ho provato anche ad sempre piantato alternare lì. con grassa standard magra, giusto per vedere. Ho detto magari nel settore alla fine cioè tutto il secondo settore l'ho fatto in magra questa sera, ma non andava su neanche morte e morire quell'ERS. Non riesco a capire dove sia il problema. Magari sbaglio io di assetto, non so, Beh, l'assetto non non credo che influisca più di tanto. Può riesco a influire, ma per capire esempio sinceramente, non so, beh, ti non conviene so. aspettare il prossimo capitolo di Formula 1 e Sì, vedi. esatto, dai. Vedremo. Ok, ti avevo Prossima una domanda. gara cercherò di non usarlo. Così vediamo se va giù lo stesso. Assolutamente, sempre al 100%. Esatto. Abbiamo una domanda nel chattino però per Rogue Hamilton, te lo chiedo Gasti, cosa è successo con Edo? Con Edo Murrow. Ma non È lo stato un so, Imola Verstappen Hamilton. Diciamo che forse in certi momenti, in certe fasi è meglio alzare il piede piuttosto che tenere e buttare fuori gli altri dalla pista, perché cioè, ho preso 6 secondi di penalità perché sono stato buttato fuori pista, quindi credo che a volte sia meglio alzare il piede e passare in un secondo momento, visto che poi in Messico alla fine si sorpassa con una facilità sconcertante, no? Quindi tutto qui. Si è rovinato la gara lui e io, perché lui era pulito, io avevo 3 secondi, io sono finito con 24, lui è finito con boh, 30, 25, non lo so con quanto aveva. Sì, esatto, per le penalità davvero mi siete, lo dicevamo anche in live, che vi siete ammazzati la gara, proprio detta così, mi ricordo che No, l'avevamo io detto. me la sono ammazzata davvero, cioè io. Una roba paurosa la gara, cioè è stata l'unica gara in tutto l'anno dove ho preso tutte queste penalità. Infatti. Niente. Non ci sono altre domande, quindi direi che possiamo chiudere. Ringrazio i piloti. E Grazie vi fa a te. Grazie fare i per la live e complimenti, per Gasti. tutto. Do appuntamento domani alle 22 con la categoria Elite. E per le prossime due gare, Brasile e Abu Dhabi, che saranno in successione. Quindi sarà una triella Messico, Brasile e Abu Dhabi, tutto in successione per finire il campionato. E do la buonanotte a tutti. Ciao. Grazie, Ciao a tutti. buonanotte, ciao ciao ciao.